qui a Fermignano, al Palio della Rana, c'è il presidente della Proloco. Leggevo su internet poi che le origini di questa manifestazione vengono dal 1600, sì, quando ci fu Francesco Maria della Rovere, secondo della Rovere, che era il quindicesimo conte del Montefeltro ed ultimo duca di Urbino, che proclamò un consiglio comunale poi alla fine di Fermignano, e per festeggiare i cittadini fecero una festa dove c'erano le gare, sì, con le rane e le cariole, ma poi la gara col sacco e tante altre cose. Poi venne nel tempo sospesa, si perse un po' questa manifestazione e venne ripresa nel 1966, però solo con questa cosa particolare, questa delle cariole. Vediamo che c'è molta gente, come va? Sta andando bene, il tempo ci aiuta quest'anno, finalmente qualcuno ci ha guardato dall'alto e tiriamo avanti, è una bellissima giornata, c'è tanta gente, cosa dire, che la vada. Come funziona in breve un po' la manifestazione? Perché abbiamo sentito prima che parlava lo speaker, ci raccontava un po', è particolare, non è la rana in sé che corre, ma la rana sopra la cariola, le varie contrade che gareggiano, sono 7 mi sembra le contrade, e ci dica un po' come funziona. Funziona che queste 7 contrade hanno prima delle eliminatorie, praticamente vengono sorteggiati i concorrenti, ci sono queste batterie eliminatorie e chi le vince va in finale dopo una serie di eliminatorie, e i 4 finalisti si contendono il palio. 171 metri di fortuna di corsa e la rana che regna sopra la cariola. Le rane dopo non è che le mangiate, no? No, assolutamente. Queste ritornano tutte allo stagno. Bene, per gli animalisti che ne saranno contenti. No, non devono temere, la rana oggi è la regina, quindi stiano tranquilli. Bene, abbiamo parlato con il veterinario, l'ha esaminata, è tutto in regola, quindi buona manifestazione, grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi.